fateci caso, la qualità della paura che si prova subito dopo aver detto la propria verità, averla detta magari in maniera ancora grossolana, magari parzialmente violenta, magari invece sommessa, o magari neanche detta ma vista in uno sguardo, o nel proprio sguardo allo specchio, per esempio, dicevo, la qualità, l'impasto della paura che è subito successiva al riconoscimento della propria verità è molto simile a quelle situazioni in cui, sono sicuro, ti sia trovato anche tu delle volte, in cui magari qualcuno comincia a cantare una canzone che è la tua canzone, che è quella che proprio adori fondamentalmente, che vorresti cantare con tutte le tue cellule, e che fai poi? La canti o no? Questo è l'etimo delle parole, risuona e si accorda con questa verità e smuove anche questo tipo di timori, paure, pudori, che però rischiano di diventare rimpianti. Non vale la pena, apriamo, apriamo, apriamo. D'altronde la parola passi deriva da pandere, che vuol dire aprire, espandere. Un abbraccio a tutti, buona giornata.